cuore selvatico. Quanti anni hai? Non dirmi amore. Sono Sonica con Istrice in diretta qui su RTL 102.5. Buon pomeriggio per chi avesse appena accesa la radio. Siamo qui dallo studio della radio a fianco al Teatro Ariston, Alex Peroni, Gigio D'Ambrosio, ed è venuto a trovarci Luca Madonia. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Eccolo qua, Luca, bene, sono contento di rivederlo. Luca, che è sempre stato, come dire, un artista romantico, tutto sommato perché insomma poi c'è una grinta energia, ma soprattutto combattente, che non sembra quello, perché sembra una persona tranquilla, invece come mestiere devi essere un combattente, inutile. E allora ecco, e lo vedevo in formissima, quindi dico, vedi, ma ti ringrazio. Non mi vedo da 20 anni, quasi, no, ma facciamo 20 anni, allora si incontra dalle elementari che non ci vediamo, bravissimo. Va bene, ci suonavamo insieme, sì, io e lui è venuti, sì, perché Luca arriva dai De Novo, che era una band, una bella avventura, sì, un bel decennio trascorso. Mario Venuti, esatto, Tony Carbone. Gli anni in cui siamo entrati a far parte del mondo della musica dalle cantine, è sempre così succede. Bellissimo. Tra l'altro era un po' di tempo comunque che tu, 2 o 3 anni che non facevi più nulla prima di questo festival, se non sbaglio. No, abbiamo continuato a fare dei dischi, sì, tornei, però è chiaro che come esposizione, cioè un Sanremo è fondamentale. Quest'anno le cose si sono messe tutte nel verso giusto. Un amico sul palco, grandissimo, Battiato, l'invito da Morandi, un altro grande amico, e la vita insomma varia, divertente. È una bella canzone, appunto. Questo non lo dico io, grazie. Io sì, no, certo, se la canzone ci arriverà fra poco, volevo, già che eravamo in tema di amici, anche concludere questo suo tour con l'amica di ieri sera. Ma quella è stata una cosa piacevolissima, Carmen Conso insieme a noi, infatti io speravo veramente di arrivare appunto il venerdì, che si era fatta le prove. Tu la pensavi di uscire prima, dai. Sai, metti tutto in conto. No. Vabbè, che insomma, per un maestro di tale spessore come Battiato. Vabbè, sarebbe stato all'esa maestà. Come nasce, so che te l'avranno chiesto in 150 milioni di persone, ma come nasce questo connubio, questa idea di Franco aveva prodotto l'ultimo disco del De Novo, era l'89, lui tornava a vivere in Sicilia e lì è nata una grande amicizia, nonché frequentazione, spesso le nostre vite artistiche si sono incrociate su pezzi, duetti. Quest'anno è arrivato l'invito di Morandi a partecipare e tutti e due ci siamo detti, però sarebbe bello se venisse Franco. Gli ho detto, ma dai Gianni, come faccio a tirarmi dentro? E invece è accettato, è talmente trasversale, talmente grande Battiato come personaggio, che mi ha fatto un grandissimo regalo e io ringrazierò sempre. Senti, ma tu e lui siete artisti che ascoltano gli altri cantanti? Assolutamente, ma noi guardiamo i Sanremo insieme, Non pensavo questi artisti, soprattutto per quanto riguarda lui. No, è chiaro, insomma, c'è sempre uno scambio, si parla, poi Franco è una persona speciale, si parla veramente di tutto ed è un piacere dialogare. Ma perché ti immagino sempre lì sulle pendici dell'Etna, isolati, a fare gli artisti, quelli estremi che... No, ma che estremi, la vita quotidiana con figli, con tutto, io per me, insomma, tra vita normalissima. Dato poi una partecipazione molto equilibrata, perché qualcuno aveva detto, ma poco spazio a Battiato che entra, no, sul finire della canzone. In realtà, secondo me, è corretto così, cioè la canzone tua c'è una sua propria apparizione che è di spessore, se ma è un cameo di grandissima discrezione, voglio dire, lui voleva così, va benissimo, insomma. Allora sentiamoli insieme, ascoltiamoli alla radio, una bella canzone di Luca Madonia con la partecipazione di Franco Battiato, il titolo è L'alieno. Sotto ho capito, è un pochino serio.
un certo signor Goethe parlava di infinità lezioni. Allora, assolutamente sì, anche perché in realtà la prima volta che abbiamo sentito la prima sera, stavo vedendo prima lui, io e la Baudessa, insomma, abbiamo cercato la somiglianza, non trovavamo mai, un po' di sentimento nuovo, ma è una finita lettiva soltanto. Siamo proprio a Sanremo, sto vedendo la certezza di essere arrivato a Sanremo, ho capito tutto. Dicevi un po' di disagio. Disagio vivere sì, insomma, in questa società che spesso non mi ritrovo nello stile di vita comune, diciamo così. Evidentemente questo dai abbiamo strano, un po' proprio etico ed estetico, dai concetti diversi, per cui posso raccontare la sfera personale anche questo disagio, se mi sentissi spesso solo, succede a tutti, cioè a tutti. E quindi insomma poi il concetto è quello, però sai, a volte parlare troppo delle canzoni non ha neanche senso. Perché la valenza è importante, no, no, è vero, ma la valenza di un testo è da proprio che arriva, insomma, quello lì. Chiaro. È il punto. Bravissimo, giustissimo, sono d'accordissimo. Infatti ti ho dimostrato a tempi sì, ci sono dei trascorsi per mettere noi artistici la domanda, ovviamente. Va bene, va bene. Allora io voglio ringraziare Luca naturalmente perché è stato soddisfatto di vederlo, ma prima di tutto di vederlo, come dicevo prima, su quel palco live and kicking. Live and kicking. È vero, è vero, sono veramente contento. Perché insomma la platea come quella di Sanremo non la becchi tutti i giorni. Quando hai un progetto che lui credi, un progetto vero nato a prescindere dalle manifestazioni di Sanremo, da Sanremo, è il massimo. E allora forza per questa sera. Grazie. Ormai il grande ormai, grosso fatto. Una bella soddisfazione. Ti auguriamo una buonissima serata. Grazie per essere stato con tutti. Noi. Grazie, ciao Luca. Signore e signori, tra poco Password. Per chiudere ci tocca come sempre un regalo da parte della musica stessa. Il Millennium Hit, una delle canzoni più dimenticabili della storia della musica, in questo caso una canzone, personaggio, tutto quanto. Sì, un personaggio che tra l'altro ha avuto qualche problema fisico, si è ripresa, ha fatto un'apparizione ai recenti Grammy Award e riprenderà a suonare dal prossimo maggio. Aretha Franklin. Sì.